un'altra cosa volevo chiederti, ma ecco, già avete più o meno visto un po' il polso della situazione, cioè comunque la percentuale ovviamente altissima di crisi colpisce un po' tutti i settori della piccola e media impresa. Sì, colpisce un po' tutti i piccoli, diciamo tutti, un po' tutti i settori. Si parla insomma, anche della non facilità di accesso al credito, quindi insomma, si stanno facendo un po' di cose proprio per questi incontri servono proprio per poter cercare di proporre magari a livello nazionale qualcosa che possa, ecco, diciamo in questo decreto anticrisi comunque dentro ci sono delle varie proposte insomma, a livello proprio nazionale che abbiamo fatto con proprio l'impresa, ecco, perché non so, anche la crisi dell'impresa comporta poi, diciamo che come diciamo noi, in ogni famiglia c'è un artigiano, quindi no, la crisi poi si ripercuote, si è messo dove c'è il singolo. No, diventa sì, assolutamente, insomma, i nostri non è che sono grandi finanzieri oppure no, grandi imprese, sono tutte imprese che combattono giorno per giorno con tutti i problemi, no? Quindi dal pagamento dell'IVA al cliente che non lo paga, le tasse comunque incombono, cioè le scadenze ci sono sempre tutti i mesi, veramente tutti i mesi ce l'hanno. Ecco. E a proposito ovviamente di pagamenti, c'è uno dei punti che parla di riduzione dei costi amministrativi proprio a carico delle imprese, sì. E qui come si vorrebbe, come si vuole intervenire? Beh, diciamo che qui è stata fatta una cosa abbastanza positiva, ecco. Diciamo c'è l'istituto famoso del ravvedimento operoso, no? Che cioè, vuol dire che l'impresa, il contribuente, che non paga alla scadenza quel tributo, quell'imposta, può autonomamente pagare in ritardo, diciamo, applicando delle sanzioni e degli interessi sull'imposta. Queste sanzioni fino al 28 novembre erano di un certo importo, diciamo, di una certa misura, dal 29 novembre con il decreto sono state riviste e abbassate. Vuol dire che se un'imposta non è pagata, diciamo, nei termini, entro 30 giorni può essere sanata attraverso l'F24, insomma, il meccanismo normale, aumentando, cioè applicando una sanzione anziché del 3,75%, del 2,5% entro i primi 30 giorni. Passati 30 giorni, fino a un anno e comunque fino alla presentazione telematica della dichiarazione a cui l'imposta insomma, si riferisce, pagheranno il 3% anziché il 6%. E quindi diciamo questa è una cosa a favore, gli interessi sono rimasti al 3%. Però insomma, questa è una cosa che hanno fatto buona, diciamo cioè, così. Su questo aspetto già avete avuto modo ovviamente di informare le imprese, le stiamo incontrando, insomma, le stiamo incontrando questi giorni e sanno già di questa la prima scadenza, eccola, diciamo. Quindi insomma, ci siamo. Invece per quanto riguarda ovviamente un altro dei temi che sta a cuore sia diciamo a famiglie che a imprese è quello del risparmio energetico. Sì. Ovviamente anche qui dibattiti che si sono aperti, eccetera. Però ecco, faccio anche una panoramica sulla situazione del risparmio energetico e come si sta muovendo in questo ambito. Beh, diciamo che il risparmio energetico significa avere in dichiarazione dei redditi una detrazione pari al 55%, detrazione pura dell'imposta, con una facoltà dai 3 in 3 anni o in 10 anni a scelta del contribuente sulle spese fatte proprio per il risparmio energetico. Quindi si tratta di opere particolari. E va fatto attraverso il pagamento dei fornitori, diciamo tutte le spese avviene attraverso bonifico, viene fatta un'istanza di richiesta all'ente e l'impresa e il contribuente, anzi qua parliamo proprio di persona fisica che fa un intervento su edifici già esistenti, quindi già no, di opere di qualificazione, chiamiamosi, può godere di questo beneficio. La finanziaria 2008 aveva esteso fino al 2010 diciamo, questo beneficio. Che succede? Ora invece per i prossimi 3 anni, quindi 2009-2010, diciamo che il 2008 l'avevano proposto, poi sono tornati indietro perché insomma era ormai l'anno 2008 è fatto, quindi, no? Hanno messo dentro questo meccanismo, si chiama rubinetto. Una parola un po' diciamo, particolare, però immaginiamo un po' no, quello che succede. Invece di fare, diciamo, portare in detrazione direttamente così diciamo, le spese sostenute sulla dichiarazione dei redditi, no, con la facoltà di 3-10 anni, bisogna fare una domanda preventiva all'Agenzia delle Entrate.
ed aspettare che l'Agenzia delle Entrate dia una risposta secondo le risorse stanziate. Cioè, se si decide che, cioè, fino a un certo importo l'Agenzia delle Entrate può restituire, l'impresa, il contribuente praticamente può rimanere fuori. Questa cosa ha comportato? Se mentre prima un certo tipo di settore aveva incrementato quello che era l'attività produttiva, no? E parecchi contribuenti avevano pensato di poter fare questi lavori di riqualificazione ottenendo un beneficio, un vero beneficio fiscale, e adesso in questo momento stanno ritornando indietro. Quindi noi sentiamo parecchie imprese che magari stanno stringendo dei contratti con dei clienti e stanno tornando indietro, quindi con tutto quello che ne consegue, quindi dipendenti, costi del personale, c'è una regressione. Quindi si spera che questa cosa non finisca così, che non sia in maniera definitiva, stanno cercando le imprese, di fare parecchie cose, lettere, riunioni, incontri, perché è abbastanza importante, creerebbe toglierebbe questa agevolazione non solo alle imprese, che poi magari viene tolto il lavoro, ma anche alla persona, nelle case, nelle famiglie. Sì, poi nel quotidiano proprio. Assolutamente, sì. E c'è anche questa nuova previsione, è anche detrattiva, nel senso che oppure solo da adesso in poi c'è questo aumento. Si parla di anno fiscale, quindi all'inizio hanno parlato anche del 2008, ormai è già fatto, invece sono tornati indietro, si parlerà per i prossimi 2 anni, cosa che invece, come ripeto, la vecchia finanziaria aveva esteso, quindi se c'erano stati dei piani, uno aveva finalizzato assunzione dei dipendenti, oppure il contribuente, la stessa persona fisica doveva risistemare un appartamento, lo faceva con i criteri proprio del risparmio energetico, adesso tornano un po' indietro.